Gli operatori di Alia continuano a differenziare tutto il materiale che si trova all'interno del poderaccio. C'è molto lavoro da fare in quello che dal 1988 è stato il campo rom del quartiere 4 a Firenze. A metà dello scorso mandato sono iniziati i lavori di smantellamento. Qua sorgerà il Parco Florenzia, un polmone verde della città che l'amministrazione comunale ha fortemente voluto, confrontandosi anche con l'emergenza sociale, sì, perché all'interno del campo vivevano più di 400 persone. Villaggio del Poderaccio era l'ultimo villaggio rimasto perché era stato prima superato l'Olmatello e poi il Poderaccio. Un lavoro importante, noi l'abbiamo sempre detto in maniera chiara, che il tema dei villaggi era superato e che bisognava andare verso percorsi di integrazione. Si è trattato di tantissime persone perché all'interno del Poderaccio erano più di 400, con un lavoro portato avanti nell'arco sia del mandato scorso e concluso in questo mandato anche col mio predecessore, col collega Andrea Vannucci, con cui fondamentalmente sono stati fatti tutta una serie di percorsi differenziati a seconda delle situazioni, per cui chi aveva diritto ovviamente entrava in un percorso abitativo, chi con delle fragilità in accoglienza e chi anche in percorsi di autonomia, per cui percorsi differenziati. La situazione oggi, è già stata annunciata quest'estate, è quella di chiusura. Ovviamente è totale del campo, nel campo non c'è più nessun abitante, per cui quello che era il nostro obiettivo di mandato è stato raggiunto e oggi ovviamente diventerà un luogo restituito alla cittadinanza.